Musica nel barocco. Vediamo adesso quali sono i punti essenziali che tratteremo in questa lezione sulla musica nel barocco. Affronteremo le caratteristiche generali e i collegamenti fra le arti. Successivamente passeremo alle caratteristiche specifiche musicali. Parleremo di alcune forme strumentali del barocco, i principali strumenti musicali, affronteremo il melodramma e l'oratorio e conosceremo i maggiori esponenti. Iniziamo subito dalle caratteristiche generali e i collegamenti fra le arti. Il barocco è un movimento artistico e culturale sviluppatosi tra il 1600 e la metà del 700. Coinvolge tutte le arti ed è caratterizzato da elementi di grandiosità, spettacolarità e ornamentazione finalizzati a stupire il pubblico. Ecco, questi elementi che dicevo prima li possiamo vedere nell'architettura, come in questo caso. Questa è una facciata di una chiesa riccamente decorata, o da questi interni che sono altrettanto riccamente decorati. Questa, ad esempio, è la sala degli specchi della Regge di Versailles. Se notate, ogni centimetro quadrato è stato ricoperto da una decorazione, uno stucco, una parte di un affresco, una piccola scultura. E in questo caso si parla di horror vacui, ovvero paura del vuoto. In realtà non è la paura vera e propria del vuoto, ma è l'intenzione di riempire tutti i vuoti, quindi horror vacui, paura del vuoto, perché nel barocco le decorazioni sono così importanti che occupano tutti gli spazi possibili. Possiamo notare la ricchezza delle decorazioni del barocco anche in questi giardini. Questo, ad esempio, è il giardino della Regge di Versailles. In basso invece potete vedere i giardini con tanto di fontane danzanti ricche di sculture della Reggia di Caserta. Naturalmente il barocco si esprime anche nella pittura e negli affreschi, come in questo caso. Questo è un soffitto decorato e dà anche un senso di profondità, ma qui è possibile vedere molto bene il fatto che ogni punto del soffitto è decorato, quindi ritorna ancora il concetto dell'horror vacui. Il barocco si esprime anche nella scultura. Queste sono due statue del Bernini, dove possiamo vedere la ricchezza dei materiali in questi abiti fluttuanti, nell'estasi di Santa Teresa o in questa statua equestre, dove si esprime molta leggerezza, ma in realtà tutto questo è fatto da pesantissimo marmo di Carrara. Ma il barocco è un fiume in piena, per così dire, che investe anche la decorazione di interni o gli oggetti. Come potete vedere in queste immagini, questo tavolino con i piedi riccamente decorati, oppure questi due candelieri e l'orologio meccanico con un tripudio di decorazione. Analizziamo adesso quelle che sono le caratteristiche specifiche della nostra materia. In musica, la grandiosità tipica del barocco si esprime attraverso il virtuosismo, che è la grande abilità tecnica nell'eseguire passaggi difficili, gli abbellimenti, che sono note di riempimento, e anche in questo caso si richiama ancora l'horror vacui come concetto tipico del barocco, e i contrasti, contrasto di velocità fra lento e veloce e contrasto dinamico o di intensità fra forte e piano. Adesso analizziamo questi tre aspetti nel dettaglio. Partiamo dal virtuosismo. Abbiamo detto che il virtuosismo è quella grande abilità tecnica di uno strumentista o di un cantante nell'eseguire passaggi da una scrittura particolarmente difficile e complessa.
Vediamo alcuni esempi. Stiamo per vedere un passaggio di grande virtuosismo strumentale del barocco. Abbiamo visto che la tecnica è impressionante, quindi lo stesso virtuosismo che abbiamo trovato nella scultura o nella pittura lo troviamo in musica. La capacità di impressionare è la stessa. Come abbiamo detto prima, il virtuosismo non si esprime soltanto attraverso la tecnica strumentale, ma anche attraverso quella vocale. Ecco, sia nel primo che nel secondo caso abbiamo un esempio di virtuosismo, una tecnica veramente complessa e difficile che mette a dura prova gli esecutori. Vediamo adesso cosa sono gli abbellimenti. Abbiamo detto delle note di riempimento. Un abbellimento è una nota o un gruppo di note dette accessorie o ornamentali, inserite nella melodia con funzione decorativa. Ecco, qui possiamo vedere due note semplicissime, una nota da due quarti, una nota da un quarto, con dei segni sopra e di fianco. Questi sono segni di abbellimento. Attraverso questa simbologia l'esecutore capisce che fra una nota e l'altra deve eseguire delle note accessorie e in questo caso viene espressa tutta la parte esecutiva dell'abbellimento. Qui viene indicato come viene fatto l'abbellimento e qui invece è il segno che ti porta a eseguire questo insieme di note. Per cui l'horror va qui, come si esprime in questo caso? Si esprime riempiendo il vuoto che dà questa nota lunga, quindi il vuoto che c'è fra una nota e l'altra. In un'esecuzione normale di queste due note senza abbellimenti avremo semplicemente le due note. Invece con l'abbellimento le note si moltiplicano. Vediamo adesso un esempio sonoro degli abbellimenti. Qui vediamo una melodia. Questa è la melodia, la parte di sotto è l'accompagnamento perché è una parte per pianoforte. Nel secondo rigo vediamo la stessa melodia, vedete sono le stesse note, do e do, re e re, mi e mi, fa e fa, eccetera, fino a qui sono le stesse note, ma con l'aggiunta dei segni di abbellimento. Per cui questa è una melodia senza abbellimenti, questa è la stessa melodia con gli abbellimenti. Adesso le ascoltiamo entrambe. Melodia senza abbellimenti. Adesso con abbellimenti. Ecco, le melodie sono le stesse, ma la ricchezza nella seconda parte è maggiore perché ci sono note accessorie. Adesso riascoltiamo senza la mia voce. Anche gli abbellimenti, come il virtuosismo, contribuiscono a rendere l'idea del barocco nella sua complessità, nella sua ricchezza di ornamentazioni che abbiamo trovato nell'architettura, nella scultura o nella pittura. Parliamo adesso dei contrasti. I contrasti possono essere di velocità, quindi contrasto fra lento e veloce, o di dinamica, ovvero di intensità, fra forte e piano. Qui vediamo un esempio di contrasto di velocità. Abbiamo un'opera che è divisa in tre parti, che vengono chiamati movimenti,
e sono contrastanti fra di loro a livello di velocità. Il primo movimento sarà veloce, il secondo movimento sarà lento, quindi di contrasto rispetto al primo, e il terzo movimento tornerà ad essere veloce. Ascoltiamo. Questo è il primo movimento. Ecco, si sente che è di carattere spigliato. Adesso ascoltiamo il secondo. Con un andamento contrastante. Quindi molto più lento rispetto al primo. Ora vediamo il terzo. Il terzo torna ad essere veloce. Perfetto, ora vediamo i contrasti dinamici, cioè fra forte e piano. Forte, piano, di nuovo forte, piano, forte e di nuovo piano. Adesso riascoltiamo tutto questo senza la mia voce. Vediamo adesso alcune forme strumentali del barocco. Naturalmente qui abbiamo fatto una selezione perché le forme sono tante, ne abbiamo scelte alcune rappresentative. La suite, il concerto grosso e il concerto solistico e la fuga. Iniziamo dalla suite. Suite dal francese significa successione e deriva dalle musiche utilizzate per accompagnare le danze. Nel barocco diventa una composizione strumentale indipendente, quindi svincolata dalla danza, e formata generalmente da 4 o 5 danze di andamento contrastante, quindi lento e veloce, che in genere appartengono a varie nazionalità. Quindi la suite diventa una composizione esclusivamente strumentale che deriva dalla danza, ma senza la danza e i danzatori. Qui vediamo un esempio di suite, suite composta da tutte queste danze, il preludio, l'allemanda, che ha un andamento processionale, quindi lento, la corrente, che ha un andamento vivace, quindi contrastante rispetto al precedente, il minuetto, ancora diverso, quindi carattere giocoso, la sarabanda ha un carattere solenne, quindi lento, solenne, imponente, e di contrasto rispetto al precedente, la giga, che contrasta con la sarabanda che è solenne. Vediamo adesso cos'è il concerto. Qui dobbiamo fare una piccola precisazione. Il concerto non è soltanto l'evento che siamo abituati a conoscere, cioè il concerto di un cantante famoso o di un'orchestra, ma è anche una forma strumentale. La parola concerto deriva dal verbo concertare, che significa lottare, gareggiare, quindi entrare in contrasto, ma anche stabilire di comune accordo. Molto spesso si sente parlare di concerto anche in televisione. Ad esempio, le forze politiche hanno raggiunto questo obiettivo di concerto, cioè di comune accordo. In musica il concerto è una forma strumentale prevista per una pluralità di esecutori, dove gli strumenti comunicano fra loro, dialogano, in altri casi entrano in contrasto, in altri ancora procedono insieme. Quindi il concerto è previsto per una piccola orchestra dove gli strumenti hanno delle funzioni fra di loro, funzione di comunicazione, di dialogo, ma come abbiamo detto prima anche di contrasto. Il concerto si divide in concerto grosso e concerto solistico. Partiamo dal concerto grosso. È una forma di concerto nella quale si alterna un piccolo gruppo di strumenti chiamato concertino, ecco, un piccolo gruppo. Si alterna appunto all'intera orchestra chiamato tutti o ripieno. Quindi c'è un dialogo o un contrasto
fra questi due gruppi. Ascoltiamo. Questo è il Tutti. Concertino. Di nuovo il Tutti. Concertino. Tutti. Concertino. Tutti o ripieno. E così via. Parliamo adesso del concerto solistico. È una forma di concerto nella quale si alterna uno strumento principale, chiamato solista, quindi non è più il concertino ma il solista, in questo caso è la flautista che vedete al centro dell'immagine, e si alterna all'intera orchestra che si chiama ancora una volta tutti o ripieno. Questi due tipi di concerto nasceranno più o meno nello stesso periodo, però il concerto solistico verrà considerato una sorta di evoluzione del concerto grosso e rimarrà in auge anche fino al classicismo e al romanticismo, cioè attraverserà i secoli successivi. Da come potete vedere nell'immagine, ho preso ad esempio un concerto per flauto e orchestra, come facevo notare prima, dove il flauto è solista e tutti gli altri costituiscono il tutti o ripieno. Ascoltiamo. Questo è il tutti. E questo è il solista. Di nuovo tutti. Solista. Vediamo adesso cos'è la fuga. È un procedimento polifonico, strumentale o vocale nel quale un soggetto, cioè una melodia, viene fatto eseguire dalle diverse voci. Si chiama fuga perché sembra che il soggetto scappi da una voce all'altra. Mentre una voce esegue il soggetto, le altre eseguono un controsoggetto che ha funzione di riempimento. In questo schema possiamo vedere le voci. In questo caso abbiamo un quartetto di archi, due violini, una viola e un violoncello, quindi violino primo, violino secondo, viola e violoncello. Queste si chiamano parti o voci, quindi quando si dice che il procedimento polifonico strumentale della fuga o vocale nel quale un soggetto viene fatto eseguire delle diverse voci, ecco, le voci sono proprio queste. Ecco, in questo caso abbiamo una fuga strumentale, ma può essere anche vocale. Inizia il violino primo con una melodia, quindi con il soggetto, poi continua con il controsoggetto, con altri elementi, diciamo, non principali, non tematici, diciamo così, della fuga, e quando il violino primo termina il soggetto, il violino secondo lo ripropone, quindi lo ripropone appena dopo il violino primo. Poi, quando finisce il violino secondo, lo fa la viola e il violino secondo fa il suo controsoggetto. Dopodiché, quando la viola finisce, attacca il violoncello con il soggetto e poi procedono intrecciandosi sempre di più fra di loro. Qui vediamo il nostro quartetto d'archi. Adesso ascoltiamo e vediamo i vari ingressi dei soggetti. Inizia il violino primo. Poi il soggetto passa al violino secondo. La viola e infine il violoncello. Adesso
adesso il soggetto è così confuso che si perde fra i quattro strumentisti. Bene, adesso riascoltiamo senza la mia voce. Fate attenzione alla melodia del soggetto, che è sempre la stessa, che viene proposta dai vari strumenti. Vediamo adesso quali sono i principali strumenti musicali. Anche qui abbiamo dovuto fare una selezione perché gli strumenti nel barocco sono tanti, ma quelli che lo hanno particolarmente caratterizzato sono quelli di cui parliamo adesso. Il liuto. Uno strumento a corde pizzicate introdotto in Europa dagli arabi nel Medioevo. Si diffuse in tutto il Rinascimento fino all'epoca barocca. È uno strumento a corde pizzicate con una cassa di risonanza che ricorda molto la nostra chitarra. Abbiamo il violino, strumento a corde strofinate da un archetto che deriva da esemplari più antichi. Assume la forma che conosciamo oggi grazie ai liutai Amati, Guarnieri e Stradivari. Chi è un liutaio? Beh, un liutaio, come dice il termine stesso, è un artigiano che costruisce liuti. Però per estensione viene considerato un artigiano che costruisce anche violini, viole, violoncelli, contrabbassi, insomma archi, chitarre, qualsiasi strumento che abbia una cassa di risonanza e delle corde. Quindi liutaio viene esteso anche a tutti questi altri strumenti. La viola da gamba è uno strumento a corde strofinate come il violino, ma di dimensioni maggiori e dal registro più grave rispetto al violino. Lo si suona incastrandolo fra le ginocchia ed è l'antenato del violoncello. Abbiamo infine il clavicembalo. È uno strumento a tastiera dotato di corde che vengono pizzicate da plettri inseriti nella meccanica. Il plettro è questa linguetta di metallo che pizzica la corda, quindi il clavicembalista schiaccia il tasto e la meccanica fa scattare questo plettro. Per questo motivo abbiamo un suono metallico, cristallino, pungente. Nasce nel XV secolo, ma il suo massimo sviluppo si ebbe proprio nel barocco. Abbiamo potuto vedere dall'immagine che il clavicembalo è uno strumento riccamente decorato. Parliamo adesso del melodramma e dell'oratorio. Partiamo dal melodramma. Melodramma è una parola composta che deriva dal greco melos, canto, e drama, cioè azione scenica, ovvero movimento. Si tratta di una forma di recitazione cantata, chiamata anche recitar cantando, che segue un copione e quindi racconta una storia accompagnata dall'orchestra. I temi sono generalmente tratti dalla mitologia greca. Quindi adesso non ci sono più singole poesie musicate dai trovatori medievali o rinascimentali, ma intere opere teatrali, quindi intere vicende che vengono messe in scena.
Il primo melodramma viene messo in scena nel 1607 ed è L'Orfeo di Claudio Monteverdi. Fra un atto e l'altro di un'opera, perché sappiamo che le opere teatrali sono divise in atti, un po' come i film di oggi sono divisi in primo tempo e secondo tempo, quindi fra un atto e l'altro di un'opera poi si mettono in scena gli intermezzi, ovvero piccole scenette a contenuto comico che servivano per dare il tempo agli inservienti di cambiare scenografie. Ecco, quando terminava un atto di un'opera seria, di un'opera di contenuto serio, si chiudeva il sipario e gli operai dall'altra parte lavoravano per il cambio di scenografia, quindi rimuovevano quei pannelli per metterne altri, toglievano assi di legno oppure interni di palazzi finti fatti di, appunto, di legno, di gesso. O in altri casi spostavano delle macchine, degli argani, delle carrucole che muovevano fili per creare effetti speciali, per esempio come il volo. Ecco, tutto questo lavoro richiedeva del tempo e in questo tempo venivano messe in scena delle piccolissime scenette a carattere comico, realizzate da pochissimi attori che raccontavano scene di vita quotidiana, ecco. Queste scenette servivano per intrattenere il pubblico durante i cambi di scena, ma soprattutto per intrattenere quelle persone meno colte che avrebbero potuto abbandonare il teatro perché annoiate da un'opera troppo complessa per il loro bagaglio culturale. Vediamo adesso un esempio di melodramma, cioè un estratto proprio dall'Orfeo di Claudio Monteverdi. Abbiamo detto prima, la prima opera messa in scena nel barocco. Per entrare nel merito dell'Orfeo, vi racconto brevemente la vicenda. È una storia pastorale dell'antica Grecia e narra di Orfeo, che è un abilissimo suonatore di cetra e cantore, tanto abile che gli uccelli, le nuvole e il vento si fermano al suo canto. Orfeo si innamora e prende in sposa la ninfa Euridice, ma un giorno, mentre la sua amata era intenta a raccogliere fiori su un prato, viene morsa da un serpente e muore. Orfeo dapprima si dispera, ma poi decide di compiere una grande impresa, ovvero di raggiungere il regno dei morti per riprendersi la propria amata. Giunto quindi agli inferi, riesce a commuovere Ade, che è il re degli inferi, con il suo dolce canto, il quale gli concede di ricondurre nel mondo dei vivi Euridice, ma ad una sola condizione, cioè che Orfeo non si volti mai a vedere la sua donna finché non saranno nel regno dei vivi, altrimenti la perderà. Orfeo promette, ma poi, proprio quando riuscì a intravedere la luce del regno dei vivi, non resiste e volge gli occhi indietro alla sua sposa. E così Ade la richiama negli inferi e Orfeo la perde per sempre. Quindi qui non si parla, ma si comunica cantando. Ecco il recitar cantando che dicevamo. Ci sono i solisti, ma c'è anche il coro. E intanto notate la ricchezza di decorazioni della scenografia. Ricordiamo melo, dramma, melos, melodia e drama, azione. Si comunica cantando e ci si muove sulla scena, ovviamente il tutto accompagnato dall'orchestra. Amor del cielo, gentil conforto sconsolato cuore, vostri cetri sonore.
Qui abbiamo la scena degli inferi. Questo è Ade, il principe dei morti. Vediamo adesso l'oratorio. Il termine oratorio deriva da uno spazio annesso alle chiese nel quale si riunivano i fedeli per pregare, dal latino orare. È un genere musicale nato nel secolo precedente, quindi nel 500, ed è previsto per cantanti solisti, coro e orchestra che mette in musica testi di argomento religioso, preghiere, salmi o interi passi della Bibbia. Contrariamente al melodramma, qui non ci sono scenografie o personaggi in costume, quindi abbiamo i solisti, il coro, l'orchestra, come nel melodramma, ma non ci sono scenografie, non ci sono personaggi che si muovono su un palcoscenico e quindi neanche in costume. I cantanti solisti intonano i testi delle preghiere, mentre il coro ha la funzione di commento morale allo svolgersi dei fatti. Vediamo adesso un frammento di un oratorio, e in particolare tratto dal Messia di Georg Friedrich Händel. Intanto in questa immagine possiamo vedere l'orchestra, in fondo il coro e davanti i cantanti solisti. Col testo questa volta è in inglese. Solista e poi il coro. Ecco, frammento brevissimo. Vediamo adesso i maggiori esponenti del barocco. Johann Sebastian Bach, 1685-1750. È un compositore tedesco che rappresenta una pietra miliare nella storia della musica, perché con lui si sperimenta un sistema che cambierà definitivamente la musica, il sistema tonale. È il sistema con il quale noi ancora oggi componiamo. Compositore dalla grande devozione verso Dio, ha scritto oratori, messe, quattro passioni evangeliche, quindi le passioni dedicate agli evangelisti della Bibbia, la passione secondo Giovanni, secondo Matteo, secondo Luca e Marco, ma anche concerti grossi e solistici, opere per clavicembalo ed organo, come quella che stiamo ascoltando. Abbiamo poi Georg Friedrich Händel, lo abbiamo visto prima nell'oratorio, anche lui tedesco, è nato nel 1685, morto nel 1759. Compositore di melodrammi, oratori, concerti grossi e solistici. A differenza di Bach, Händel ama viaggiare alla ricerca di nuove ispirazioni e scrive più musica profana che sacra. Ha un modo di fare più esuberante rispetto a Bach. E questo si riflette molto sulla sua scrittura. Sentiamo intanto la sua musica ricca di abbellimenti.
Abbiamo poi Antonio Vivaldi, italiano 1678-1741. Grande violinista e innovatore della tecnica degli strumenti ad arco. Compì numerosi viaggi in Italia e all'estero. Insegnò violino e compose la maggior parte dei suoi concerti e musiche sacre per le ragazze orfane di un istituto di accoglienza a Venezia. I concerti, in particolare, rappresentano la parte più innovativa della sua opera e costituiscono un modello al quale altri si sono ispirati, anche Bach. Concludiamo il nostro percorso con la mappa concettuale, che contiene tutti i punti essenziali che abbiamo trattato in questa video lezione: i caratteri generali del barocco, le caratteristiche musicali, ovvero il virtuosismo, gli abbellimenti, i contrasti, le forme strumentali che abbiamo trattato, la suite, il concerto grosso, il concerto solistico, la fuga, i principali strumenti musicali, la musica vocale accompagnata dall'orchestra, ovvero il melodramma e l'oratorio, e i maggiori esponenti, Bach, Handel e Vivaldi.